Incominciamo il nostro congresso, do la parola a Luca Bertosi, a sede di Carrara. Buonasera a tutti. Non funziona. Io piso il bottino. Di nuovo buonasera a tutti, parlo per conto della sede di Unione Inquilini di Massa, Carrara e Lunigiana. Non c'è bisogno di autocelebrarsi sicuramente, perché c'è una crisi drammatica in atto, ma in questa crisi ci sono alcuni segnali positivi, cioè la capacità di reazione delle persone e delle associazioni come l'Unione Inquilini. Quindi vi dico alcune cose che stanno succedendo a Carrara e Lunigiana soprattutto, giusto per un confronto con la nostra esperienza e non per dire qualcuno che siamo bravi. Dunque, l'Unione Inquilini è viva a Massa, Carrara e Lunigiana, è partita bene e negli ultimi 2 anni ha avuto una crescita che sia sul piano della capacità di offrire risposte agli inquilini, risposte nella consulenza spicciola, nelle assemblee che vengono fatte su tutto il territorio e risposta sul piano legale e nel servizio di patronato. C'è quindi questo tipo di intervento continuo fatto da persone come Francis Benedetti, Nando Zeni, Elio Palomba, Marta Uva, che sono i motori di questo rilancio, e i numeri che a volte contano ci dicono qualcosa di positivo, cioè da un numero iniziale di una trentina di persone che avevano aderito siamo passati alla fine del 2014 a 165 aderenti e sono cresciuti ulteriormente nel 2015. Poi sempre a proposito di numeri c'è un fatto su cui vale la pena di riflettere, e cioè che la pratica delle autogestioni promossa dall'Unione Inquilini di Massa, Carrara e Lunigiana ha portato al buon risultato di avere una decina di autogestioni in atto in questo momento. Ecco, mi pare che si sia parlato poco di autogestioni stamani, certo c'erano tante cose da dire, ma forse in questo intervento un punto qualificante può essere l'importanza che hanno le autogestioni, che sono un modo per ricostruire una comunità che manca, una società civile che manca, è un modo di combattere la frammentazione degli individui che sono spersi, sono soli, sono isolati, e con le autogestioni invece possono ritrovare dei momenti di incontro, di confronto, momenti in cui fare delle cose in comune, e un aiuto economico, non dimentichiamolo che comunque è utile in questo momento. A proposito del rilancio di Unione Inquilini di Massa, Carrara e Lunigiana, mi rilancio all'intervento di Gianni Belli di Milano, di Unione Inquilini e CUB, perché in effetti ha colpito il bersaglio, secondo me, quando ha parlato di rafforzare la struttura anche dal punto di vista finanziario. Infatti il rilancio di Unione Inquilini di cui vi sto parlando probabilmente sarebbe stato molto più difficile o impossibile senza un aiuto logistico e anche economico da parte della struttura regionale e nazionale. Infine una considerazione, e cioè abbiamo percepito stamani che l'Unione Inquilini è una realtà viva, attiva. Io ho percepito anche l'interesse di forze politiche
verso l'unione inquilini e i movimenti che si stanno muovendo nella società civile. Ora, proprio stamani, durante un intervento, mi veniva in mente un assessore del comune di Carrara che si occupa di sociale, che è arrivato al terzo mandato e ha preso anche tantissime preferenze, ne ha prese più di 700, però secondo noi non va tanto bene, non va bene perché in una coalizione di governo locale che non va bene, non va bene questo assessore per le politiche che fa. Ora, tanti anni fa, questo assessore partecipò ad una occupazione del comune, anzi della sala consigliere del comune di Carrara, dormendoci insieme a delle lavoratrici che avevano occupato per difendere il diritto al lavoro. E allora quindi stiamo attenti alla politica. Finisco con una frase: siamo quelli di una volta, ma non rifaremo la storia nello stesso modo. Ed è un auspicio che faccio. Grazie Luca.